continuano a criticarci, continuano a sostenere, e la critica della sinistra continuano a dire che il presidente non è presente sul territorio. Evidentemente non ricordano e non sanno che Filiano, il paese dove vivo, è in Basilicata. Diciamoglielo, perché altrimenti credono che sia in Campania, e credo che questa sia una cosa che non va bene. Continuano a fare delle critiche, ma sono delle critiche sterili, inutili, voglio dire, mentre loro continuano con le loro fake news, con i loro risultati negativi di questa nostra gestione, noi rispondiamo con la serietà, rispondiamo con i fatti, rispondiamo con la gente, rispondiamo con l'affetto, ma soprattutto siamo convinti che questa nostra azione sia l'azione giusta anche per il prosieguo dei prossimi 5 anni. Per me è molto importante questa boccata d'ossigeno, no? E quando dico boccata d'ossigeno non intendo chiaramente il fatto che stiamo all'aperto, intendo che per me è una boccata d'ossigeno poter tornare in piazza, raccogliere il vostro entusiasmo, trasformarlo in benzina per avere l'energia di continuare a fare questo lavoro difficile che stiamo portando avanti. E quindi per noi è fondamentale sapere che c'è il consenso, sapere che c'è l'entusiasmo, sapere che lo stiamo facendo per qualcuno, perché davvero questa non è una vita che si può fare per se stessi. La si fa, e io la farò fin quando il popolo italiano me lo chiederà, ma non dubitate, perché fin quando il popolo italiano me lo chiederà io non mi risparmierò in questo lavoro, per amore della mia nazione, per amore della mia gente. Chiaramente voglio ringraziare tutti i leader del centrodestra che mi hanno preceduto, voglio ringraziare Vito Bardi per averci dato la sua disponibilità a governare questa regione per i prossimi 5 anni, continuare un lavoro importante che abbiamo portato avanti. Voglio ringraziare il centrodestra non come quei ringraziamenti che si fanno di maniera, voglio ringraziarli sinceramente per condividere, per come stiamo condividendo questa esperienza difficile e entusiasmante, e per come l'abbiamo condivisa da 30 anni a questa parte, perché noi non siamo gente che sta insieme per interesse.